Ciao ragazze, ed ora come promesso facciamo insieme la routine anti-age della sera in 4 step più 2. Ovvio, inizio sempre dall'immancabile detersione che deve essere fatta in modo perfetto. Mi sento un po' maestrina. Perfetto, sono un po' maestrina. Andiamo subito al optional, quindi vi ho detto 4 più 2, iniziamo subito con quello che io faccio in più eventualmente. Ecco, questo è il momento in cui generalmente faccio il mini trattamento, che può essere o lo scrub, che io ho una pelle secca, matura, quindi preferisco sempre utilizzare insieme a Hydra Essential, o Stunt Up più Hydra Essential. Questo è il periodo in cui la mia rosacea non gradisce tanto i granuli dello scrub, quindi qualsiasi tipo, anche se delicatissima, di azione meccanica, e utilizzo invece Start Up. Non ve lo faccio ora in diretta perché vi voglio far vedere invece gli esercizi delle routine della sera, anche perché questo lo sapete, no? Si aggiunge un puff di Start Up a 5 gocce di Hydra Essential, si mescolano, si massaggiano per 30 secondi sul viso, un minutino o due di pausa e poi si sciacqua abbondantemente. E cosa otteniamo? Otteniamo che la cheratina eventuale in eccesso rilascia la superficie senza mai alterare invece la cheratina che serve, senza mai disidratare la pelle. Questa tra l'altro è una procedura che va benissimo anche su pelli davvero molto sensibili. Questo è invece il momento della mia ginnastichina. Quindi dopo il trattamento applico come sempre prima un po' di vitamina, che lo sapete, no? La potete applicare anche. Ok, applico il mio siero Tone Up, che uso anche come contorno occhi oggi, e inizio a fare gli esercizi. Esercizi non troppo complicati, perché avete visto, io ne ho fatti vedere tantissimi e forse vi starete domandando: Madonna, ma quando faccio quello, quando faccio l'altro? Il vostro obiettivo è quello che determina sempre la priorità, cioè se avete più il quadrante inferiore, vi focalizzerete su tutti quelli che sono gli esercizi che mantengono l'ovale definito, il collo più tonico. Quindi, se voi mettete nella barra di ricerca, cos'è la barra di ricerca? In cima, avete visto dove scrivete le cose quando le cercate sul canale YouTube? Ecco, scrivete bisol collo, bisol ovale, bisol. Ecco, vi escono tutti i miei video e li alternate un po', anziché usare sempre i soliti, li alternate. Oggi faccio vedere un attimo, io distendo sempre questa parte perché è importante per mantenere bene l'angolo della bellezza e avere questa parte tonica, quindi avere proprio i muscoli che a fine giornata si aprono e si distendono nuovamente. Ecco, è importante. Io prima sciolgo un po'. Fate caso alle facce, poi cerco di mandare in avanti un po' il mento, no? Metto la lingua sul palato. E mando avanti un po' il mento. Questo fa sì che, ecco, se io sono stata tante ore così, se io ho ottenuto, ecco, delle posizioni che favoriscono poi, diciamo, lo svuotamento e il cedimento dell'ovale, mi riporta in posizione. Stessa cosa, poi posiziono una mano all'angolo della mandibola, un dito, scusate, all'angolo della mandibola, uno qui all'attaccatura, proprio dove sento un po' la fine del mio osso zigomatico. Fatelo sempre davanti allo specchio perché non devono venire delle forme strane, non dovete formare delle rughe in altre zone mentre lo fate. E poi stendo la pelle e cerco di portare in fuori le labbra. E lo mantengo per 30 secondi.
di nuovo, fate sempre in modo di far scivolare leggermente la mandibola anteriormente, poi stendo, mantengo distesa la fronte e sollevo le sopracciglia, gli angoli esterni, sapete, delle sopracciglia, stendete bene qui perché non si devono formare delle rughe e deve essere sempre tutto molto aperto, perché vi ricordate, ne sorridiamo e manteniamo sempre questo sguardo di sorpresa naturale. Ok, sorpresissime. Ok, poi infine distendo i muscoli che generalmente tengo contratti. Nel mio caso io ho il vizio di tenere sempre il corrugatore e lo posso fare con l'accessorio guascia oppure semplicemente con le dita. Posso farle insieme oppure posso tenere la pelle e farne una per volta. Ovviamente ci passo più volte, soprattutto se questa è una zona. Stessa cosa sui muscoli contratti della fronte. Li distendo, arrivo fino all'attaccatura e poi qua. Quindi riepilogando, qual è il mio obiettivo? Tonificare i muscoli di questa zona, che sono quelli che scendono, e distendere i muscoli della parte alta, che sono invece di solito quelli che stanno un po' corrugati, quindi questo, il muscolo frontale, la pesantezza degli occhi, quindi qui apro e qui tonifico. Ci manca poi l'ultimo passaggio, che è la nostra crema. Quindi applico un velo di crema, poi aggiungendo sempre Hydra Essential. Ora non ve lo sto a fare di nuovo in diretta perché sennò questo video viene di 20 minuti. E mi sembra di avervi detto tutto. Riepilogando, perciò la sera, detergente. Se è la sera del mini trattamento con lo scrub o con lo startup, faccio scrub o startup. Poi applico la vitamina C, applico il Serotone Up, eseguo tutte le mie manovre per tonificare e distendere e concludo applicando la crema e poi applicando, come sempre, che se non ve lo scordate mai, perché le rughe del contorno del labbra non sono tanto belline da vedersi, quindi ovviamente la nostra pelle invecchia, quindi si formeranno le rughe, però vedete, io qui un po' ce l'ho, ma un conto è avere una pelle elastica, quindi queste rughe diventano, muoiono un po' di morte naturale, come attenzione, perché se tutto il resto della pelle è elastico, disteso, non è che le piccole rughe fisiologiche, perché abbiamo più di 50 anni, ecco, deturbano, è ovvio, è normale, abbiamo più di 50 anni, abbiamo qualche ruga, però in un contesto decisamente di cui siamo contente. Un abbraccio, a presto, e se vi è piaciuto condividetelo fra voi, mi solline, a presto.